Eccoline, nuovo video. Allora, ho fatto la spesa a Lidl per San Valentino, per cui adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho trovato per San Valentino e cosa ho comprato. Ci sono state due cose che sinceramente non ho comprato perché costavano tanto e ovviamente ho speso in totale 52,23. Allora, per fare diciamo veloce, vi metto di fianco i prezzi di tutti i prodotti, di quanto costavano. E l'unica cosa che non ho comprato, ovviamente, è stata la torta di fragola, che vi metto una clip qua per farvela vedere. E poi c'era il gelato a forma di rosa e ho detto quello è inutile comprarlo, a parte che costava tanto, ma era inutile comprarlo dato che io il gelato, diciamo, a febbraio non lo mangio, per cui prima di iniziare iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia così ne farò altre. Seguirmi su Instagram, io vi aspetto anche lì. E direi di iniziare. Per cui, intanto che ho parlato, credo che le clip di quello che non ho preso ve le ho fatte vedere, così andiamo un po' più veloce. Allora, iniziamo da questi. Ho preso due pacchi di dentifricio con i cuori. Io li ho già, li avevo già provati, mi sono trovata bene e non riuscivo a trovare questo dentifricio. È una cosa pazzesca. Dopo l'ho trovato e diciamo che sì, costa un po', però ce ne sono dentro due ed è top, cioè i denti te li fa praticamente bianchi e questo qui non deve mai mancare, per cui ho preso questi due pacchetti e se ne trovo altri d'acqua e sapone quando vado li compro ancora perché mi sono innamorata di questo dentifricio ed è fantastico. E ho preso questi. Poi ho preso questi qui, che è un dolce al ciliegie, fatto così. Praticamente è un bignè a base di pasta Schoetz con ripieno di panna. Allora io ovviamente non so francese, eccetera, per cui comunque lo leggete anche voi da qui e dato che mi ispirava anche questo costava un bel po' comunque, però volevo assaggiarli e volevo vedere se erano buoni. Poi, dato che non deve mancare la pizza a cuore, ne ho presa una perché anche questa costicchiava, è di 300 grammi, ho detto la dividiamo in due perché tanto sinceramente costava un po' troppo, allora l'ho presa una. Poi ho preso per il mio ragazzo le calze di San Valentino, calze da uomo, che praticamente sono così, sono fatte a cuori. Stavo vedendo la taglia, ho detto non è che poi è sbagliato, invece no, sono così, sono 5 paia e sono fatte così. Ovviamente non li apro perché tanto poi semmai ve le farò vedere in un vlog. Poi ho preso queste anche. No, questi qui erano a forma di cuore. Stampi a silicone a forma di cuore. Questi qui 2 euro. Erano carini, li ho presi rosa. C'erano rosa e blu o azzurri. Comunque, dato che io uso tanto questi, l'ho presi e mi sono piaciuti. Poi abbiamo preso il succo d'arancia che ovviamente l'abbiamo quasi finito perché non ho neanche fatto colazione e queste fantastiche ciabattine che per fortuna ho trovato delle ciabatte che mi piacevano della Disney, Topolino e Minnie e meno male che così almeno le uso per casa. Io porto il 38-39 e sono top. Poi costavano poco, sono morbidose e sono troppo belle, meno male che alla fine ho trovato le ciabatte perché non ce le avevo. Poi ho preso i cuoricini di grana padano, sì, che sono questi qua, sono troppo carini, che poi vabbè li potevo fare anch'io, però vabbè,
E l'ho presi, tanto io il grana lo mangio, tranne il mio ragazzo, ma vabbè. Poi ho preso questo peluche koala con il cuore scritto Love. E sì, costicchiamo un pochettino, però ho detto tanto non ho un peluche, diciamo, koala. Alla fine ho voluto prendere questo perché era troppo bello, poi è troppo morbido e ho preso questo qua, molto carino. Poi ho preso i cuoricini di patate, questi qui, fatti a cuore, infatti, allora questi sono 500 grammi, fatti così, a cuoricini sono rosa e gialli, si vedono, sì. Ne ho presi uno perché ho detto 500 grammi, se per caso siamo in due, li mangiamo in due, se avanzano anche per 6 persone, ma non credo, va bene, anche perché sinceramente noi siamo in 6, ma a mezzogiorno mangio solo io e il mio ragazzo, per cui ho detto per mezzogiorno. Poi ho preso sempre cuori ripieni, questi qua, ne ho presi due, con pomodoro e mozzarella, bufala, campana, dop, tipo dei ravioli a cuoricino. Fatto così, questi sono 250 grammi e adesso fanno un po' di riflesso, ma ok, si vedono. E dato che mi ispiravano, ho detto per una volta li compro anch'io. Poi ho preso questi formaggini a forma di cuore, formaggio fresco con peperoncino piccante o prezzemolo e ho aromatizzato. In poche parole, erano carini. Ho detto: ma sì, dai, tanto siamo solo noi a mezzogiorno, mangiamo, ciao. Poi ho preso questi qui. È un soufflé al cioccolato bianco ripieno ai frutti di bosco. Mi ispirava. Questo qui si sì, costava costicchia un po', 200 grammi, ma tanto siamo in due. Spero che ovviamente non me li rubano e non li mangiano. Perché qua, come sapete, in casa qui ogni volta che compro qualcosa non lo ritrovo più, né, o nel frigo o nel freezer, per cui è così. Essendo in sé in casa è normale che poi la roba non c'è più. Comunque, questi qui dovrebbero essere due o tre. Due, sono due, per cui per noi due va bene. Non so se li troverò dentro nel freezer ancora, ma vabbè. E per finire ho preso questa vestaglia rossa che io ce l'ho pesante per l'inverno, ma non ce l'ho, diciamo, per l'estate. E allora, dato che ho detto, boh, proviamo, ho preso questa vestaglia qui che adesso ve la farò vedere indossata. Ho preso una L 46-48, sperando che mi va bene. Se per caso non mi va bene, ovviamente non vedete la clip. Per cui, boh, perché a Lidl ci sono le taglie fino alla L, mai oltre. Per cui, vabbè, speriamo, dovrebbe andarmi perché in teoria dovrebbe essere larga. E questa qui, fatta così in rosso, c'era anche nera, però ho detto per cambiare, anche perché avevo la vestaglia rossa, che però non era fatta così, ma era scollata. E alla fine ho detto: vabbè, tanto per cambiare, lo prendo uguale e l'ho presa rossa. E questa era l'ultima cosa che ho acquistato. In totale sono 52,23. Adesso non so se si vede. Ok. E niente, queste erano le cose di San Valentino, sperando che erano solo queste, perché io sono andata oggi è lunedì, voi questo video lo vedete domani che è martedì, per cui calcolate che le cose che hanno messo l'hanno messe oggi, cioè lunedì. E spero che erano solo queste, non mettono altra roba, perché poi ho detto vado prima così almeno riesco a farvi vedere le cose subito per martedì.
E niente, fatemi sapere se anche voi avete acquistato queste cose alla Lidl. I prezzi ve li ho detti intanto che vi facevo vedere i prodotti. Vi farò sapere se sono buoni, non lo so, in un vlog oppure anche su Instagram, per cui andatemi a seguire. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. No, non è vero, perché mi sono dimenticata una cosa da farvi vedere che è questa! Perché poi cioè, quando va a finire che io devo chiudere il video, no? Alla fine mi dimentico sempre una cosa. Comunque ho comprato anche questa, la piantina alla rosa. Questa l'ho presa arancione, dovrebbe essere arancione. Questa sì, costava un bel po', però dato che la volevo, ho detto, ma sì, dai, per San Valentino. Anzi, questa è quella che cresce di più, se non mi sbaglio. Comunque, questa qua con il sacchettino. Ho preso questa qua. E questa era davvero l'ultima cosa che ho preso. Cioè, ma meno male che l'ho visto, perché se no non. Cioè, dovevo farvelo vedere su Instagram in poche parole. Mamma mia, faccio sempre disastro. Cioè. Va bene, questa volta chiudo. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina così almeno siete aggiornati nei video che usciranno. Lasciatemi un like se vi piace questa tipologia, così ne farò altri alla Lidl, che è la prima volta che lo faccio, sinceramente. Vi aspetto su Instagram, che lì vedete tutto quello che pubblico e qua praticamente quasi no. Ciao e al prossimo video!